mia cucina. Oggi vi propongo due schiacciatine. Sono molto semplici da con l'impasto e molto gustose. Abbiamo bisogno di 600 g di farina zero, poi 12 g di sale, 230 g di acqua, due bustine di lievito istantaneo per focacce, pizze. E poi abbiamo 2 cucchiai di olio. Andiamo a mettere l'acqua a temperatura ambiente. Un pochettino d'acqua. L'olio. Mettiamo il lievito e il sale. E con l'acqua incominciamo ad impastare. Io prima incomincio con la forchetta, poi vado con le mani. Allargate con le mani e facciamo le pieghe. 3-4 volte. Sul tagliere mettete un pochettino di farina come ho fatto io, formate una bella palla e coprite per 15-20 minuti, anche 25. Trascorsi 20 minuti, il nostro impasto già è pronto, lo tagliamo in due perché facciamo due schiacciate. Adesso lo mettiamo da parte e cominciamo a lavorare questo. Ci aiutiamo con un pochettino di farina e stendiamo una forma rotonda. Ed ora condiamo come una pizza. Io ho messo il pomodoro sotto, sto mettendo le olive, poi qua ho salame, prosciutto, wurstel e mozzarella. Voi la potete riempire come più vi piace. Ed ora andiamo a chiudere. Chiudiamo la metà. E se si è rotta non vi preoccupate, perché l'altra va sopra così. Chiudiamo le punte. Dopo aver sigillato bene i bordi, abbiamo premuto qua per chiudere, mettiamo sulla carta da forno girata. Ed ora mettiamo un po' di sugo sopra e dell'origano. Abbiamo steso la seconda, mettiamo del prosciutto tutto sotto. Qui io mi sono preparata 5 carciofi, li ho puliti, ho tolto le foglie quelle dure, abbiamo tolto la barba e li abbiamo tagliati a pezzi, tipo ogni carciofo in 4 pezzi. Poi li ho messi in una padella con uno spicchio d'aglio che poi ho tolto con un pochettino di brodo. Quando sono cotti sono così. Mettiamo tutto sopra il prosciutto, distribuiamo per bene. Ora mettiamo qualche fettina di svizzero che io ho tagliato finemente. Sopra lo svizzero abbiamo messo un altro strato di prosciutto e mettiamo un pochettino di mozzarella per finire. Come sempre vi dico, voi potete riempirlo come più vi piace. Il secondo, come vedete, l'abbiamo chiuso come il primo, solo che sopra abbiamo spolverato con dell'olio d'oliva e del parmigiano. Ed ora inforniamo a forno caldo, 180 gradi per 25-30 minuti. Ed ecco pronte le nostre schiacciatine, questo gusto pizza e questo con i carciofini. Sono davvero buonissime. Questa è un'idea per qualcuno che non vuole aspettare la lievitazione del pane con questo lievito, non avete bisogno di aspettare la lievitazione, è una cosa molto facile, gustosa da mangiare e semplicemente originale. Io mi auguro la ricetta vi sia piaciuta, da Francesca Salvatore è tutto, ciao alla prossima!